ragazzi, ma noi non abbiamo preparato niente di colore blu. Aspettate, aspettate, ho un'idea io. Guardate che cos'ho, blu. Potevi almeno darci qualcosina. Ma era troppo piccola. Non ne hai altre? No, abbiamo già perso. Ma si può sapere cosa state facendo? Non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo trovare un modo per ottenere il cibo blu. Sai che ti dico, Matti? Hai ragione. E potrei aver trovato un piano. Seguitemi, forza. Purtroppo sono solo tre, ce le dobbiamo dividere. Sei proprio sicura? Ciao ragazze, come sta andando? Bene, a voi invece? Beh, in effetti a noi sta andando un po' malino. Belle quelle ciambelle rosa. Sì, ma sono rosa e voi non le potete. Ah sì? Scommetto che voi un cibo blu non lo sapete cucinare. Ah no? Mi sei convinto? Assolutamente sì. Va bene Marco, ti facciamo vedere noi, vero ragazze? Sì. Perfetto ragazze, ci siamo. Per cucinare il piatto blu dobbiamo prendere il colorante blu, poi mettere l'acqua, la pasta, tagliare qualcosa, fare qualcos'altro, accendere il forno e spolverare con lo zucchero a velo. Perfetto. Vanina, non stai leggendo un libro di cucina? Ah no, non stavo leggendo un libro di ricette, stavo leggendo Emergenza Colori, che è appena uscito in tutte le librerie. Forza Chiotti, andatelo a comprare, guardate. Dentro ci sarà un super regalo! Gli sticker di Ninna e Matti! Stanno preparando davvero un piatto blu! Non ci credo, ci sei riuscito! Già! Marco, grande Marco! Convincere le ragazze è stato proprio un gioco da ragazzi! Voilà! Grazie! Finalmente il nostro cibo blu! Non vedo l'ora di mangiarlo! No, ragazze, scusate, sto morendo di fame! No. Lo prendo tutto io, non vi arrabbiate, mi raccomando! Non ci posso credere, vieni qua Pippo! Speriamo che i ragazzi non siano arrabbiati con me, ma avevo troppa fame e poi questa pasta sembra molto invitante. Oh no! Ma è piccantissimo! Ma da fuoco! Ma che è successo? Oh. Sconfiggerci? Beh, non ci riuscirete! Va bene, Matti. Guarda, Manu! C'è una scatola rosa e una scatola blu che indica che dentro c'è il cibo! Proviamo a prenderle! Sì, chiamiamo anche gli altri! Dai! Ragazzi! Oh, io dove mi viene? Ma dov'è Pippo? Penso che sia andato a fare pipì stop. Vabbè. Guardate un po', ci sono due box e secondo me dentro c'è del cibo. Lasciatemi stare a me. Vai. Sarà semplicissimo prendere la box rosa. Ok, perfetto e... Vai! Ci riprovo. Ah, lascia per me, spostati. Oh, è no. Il mio turno. Vai Matti, un po' a sinistra. Voilà! Eccola. Sole! Presa! Guardate un po' qui. Andiamo a mangiare ragazzi, noi che possiamo. Ciao ragazze. Ciao. Vai. E a destra. Se non prendiamo quella scatola non possiamo mangiare. Bene, ora che abbiamo ottenuto un po' di cibo direi di mangiare. Sembrano molto buone. Pippo? Chi è? Non mi riconosci? No. Sono tua nonna. Mia nonna? Nonna, era tantissimo che non vedevo mia nonna, che bello! Come mi sei permesso? Non hai aiutato le femmine in difficoltà! No, me la abbiamo! Non ti arrabbiare così tanto, nonna, ti fa male, Aia! Ma è seriamente la nonna di Pippo quella? Io sinceramente non l'avevo mai conosciuta. Ma nonna, ma che ci faccio qua? È il momento, ragazze. Trasformiamolo. Che cosa volete fare? No! Mi avete fatto? Ciao ragazzi, vi presentiamo Vanessa, la nostra nuova compagna di squadra. Saluta. Ciao ragazzi. Aspettate ragazzi, ma quello è Pippo. As-
aspetta. Se Vanessa è Pippo, vuol dire che Pippo è andato nella squadra delle ragazze. Oh no, non ci credo, hanno barato di nuovo. Questa volta hanno davvero esagerato, basta. Mi raccomando ragazzi, state attenti. Andiamo. Buona fortuna. Che fame. Lamento tanto. Sì, anche io ho molta fame ragazze. Serve il cibo rosa. Ragazze, ho sentito che avevate fame e ho preparato una bella torta rosa. Oh, una torta rosa. Esatto, dentro ci sono dei frutti rosa. Sembra molto buona. Che ne dite ragazze, la mangiamo? Sì. Il campanello, tieni. Chissà chi è. Un pacco tutto rosa. Chissà cosa c'è dentro. Ragazze, guardate, un regalo. Oh, che cos'è? C'è un biglietto. Cibo. Aspetta, c'è un biglietto prima. Ecco per voi un fantastico dolcetto rosa. Firmato i maschi. Aspetta, Justin. Se l'hanno fatto i maschi, significa che c'è qualcosa che non va. Lo sapevo! È blu dentro! Volevano farci perdere! I soliti maschi! Ragazzi, vi ho preparato una specialità mia! Oh, bravissimo! Scusami, la tua specialità è biscotti con glassa blu? Dai, almeno ci ho provato! Ok, vediamo un po'! Buonissime, sì. Ragazzi, mi sa che ho fatto un piccolo pasticcio. Penso di aver scambiato il sale per lo zucchero. Acqua! Prendi l'acqua! Non c'è più l'acqua blu! Sono sicuro che è stata la squadra rosa a rubarci l'acqua. E ti dico di più, è stato Pippo, il nostro nuovo avversario. Volevi dire Vanessa? Esatto. Ottimo lavoro. Spostatevi, fatemi aprire il frigo. No, dobbiamo riprenderci la nostra acqua blu. Ma non c'è solo un cibo. Aspettate, ma cos'è questa puzza? Il forno. Questa era la nostra merenda e per colpa dei maschi ora è tutta bruciata. Che peccato. Spiritosi, sapete che vi dico? Vi propongo un'ultima challenge. Chi apre per primo la cassaforte senza toccare i laser rossi, vince. Ragazze, ce la possiamo fare. Ok, sono io. Andiamo. Ok, Manu, inizia tu. Già, Manu, no, andate voi. Ecco, beh. No, vai, vai, prego. Non sono mai stato bravo a fare l'agente segreto. Va bene, con calma, vado io. Primo passo in avanti. No, aspetta. Se passassimo strisciando? Ah, ma che strisciare, guarda qui. Attento, Jasmine. Vanessa, aiuto. Non so più come muovermi. Ok, aspetta, guarda, ma come nei film. E adesso cosa facciamo, Matti? Ora non lo so. Piano piano. Ehi! Attente, ragazze! No! Le femmine sono quasi arrivate, dobbiamo muoverci! Vado, tocca a te, dai! Ma come fanno? Sono bravissime loro! Non cadere! Ci sono quasi! Ragazze! Ci sono! Oh no! Hanno vinto! Metto la password! Vai!